Ecco, qui vediamo, qui ve lo salto perché è un po' complicato, mi ci vuole un po' di tempo. La compromissione va progressivamente aggravandosi. Vedete che qui il pH è ancora normale, tanto normale che la densità è minore. Non bisogno di sangue, i bambini lì, una volta vi fasciavano, anche me, e vi tenevano stretti, non consumavate, anche se ossigeno ce ne arrivava poco, ce ne cresceva. Oggi i bambini si muovono, è la cosa un po' più completa. Difatti, già dopo il primo anno la densità aumenta, aumenta il danno. Dai 5 anni ai 10 anni è un casino generale, perché sindrome di Allera tipo terzo, grave, il pH già a riposo in quel punto della parete è basso. C'è un sacco di iatrogenioni presenti e non eliminati. Localmente aumenta la stasi, perché se la via del sangue è quella delle anastomosi, dalla parte della vena c'è un ingorgo, c'è la stasi, e la stasi ti porta tutto il danno che volete. Densità aumentata, eccetera. Worsening glycocalis, va bene così. Andiamo avanti. Avete capito il concetto, no? Si inizia con reale danno, ma poi il reale danno ti dà tutta la catastrofe. Della terapia vi dico solo questo: la dieta mediterranea è la base di tutto. La somministrazione di stangioprotettori è la cosa indispensabile per correggere quegli errori genetici che stanno alla base di tutto il danno. Dicevo stamattina, la melatonina di Libella ha una molteplice funzione, ho scritto dei libri su questo argomento. Il cell food, il fatto che nessuno, non lo dico perché c'è il mio amico Giorgio Terziani, perché io dico quello che pensa anche al Cardinale Ignazio e al Papa Francesco, che è più furbo di quello che non vi credete, mia moglie stasera mi dice di tutto, è più furbo di quello che non vi credete. Quello lì è furbo, ragazzi. Ricordatevi quello che vi ho detto oggi. Allora, il cell food. Non prescriverla a tutti con la mutua espressione di essere nel Medioevo. Difatti, quando dico medicina serva dell'economia medioeva, non mi ha mai risposto nessuno. Perché? Perché il cell food, vorrei che ci fosse qui quello deficiente, no? Di Milano, dal Colletto di Giropoli, per dirgli che il cell food gli dimostro in 2 minuti che stimola la melatonina. E se la melatonina la prendete tutti, ricordatevi, se la prendono tutti, anche quelli che hanno fatto morire di bella, prendono la melatonina, il cell food stimola e libera la melatonina dall'epifisi. Terapia fisica, il Dobbiamo cell prendere day uno o della mia l'altro, passione. dobbiamo prendere uno o l'altro, Come? cioè quale dei due, cioè a questo punto? Cell food, perché libera la melatonina. Il cell food. No, ma dico, quindi se uno prende il cell food non prende la No, melatonina? e perché? E Ah, perché? tutte e due. Noi tu andiamo a Roma, tu passi l'Adriatica, che è la riviera peggiore, io prendo la riviera Ligure di Levante e ci troviamo a Roma, ma facendo due vie diverse, seminando in due terreni diversi. Mi sembra latino. Allora, Centece è la mia passione, non vi dico più di tanto, ma vi dico solo che ho visto scomparire i rischi al termine della prima applicazione durata 10 minuti. Non usare il cell food, non usare la melatonina, non venire a Poretta anche se abbiamo un presidente della avete, che mi per l'amore di Dio ce ne cresce di burlando, avete un presidente che capisce poco e niente, non capisce l'importanza dell'idroterapia sulfidrillica, ebbene, è manifestazione di un paese sottosviluppato. Io mi limito a dire che l'Italia è un paese in via di sviluppo, in effetti è sottosviluppato, perché significa volere le tre epidemie in continuo aumento. Avete capito? Andiamo avanti. Adesso io No, mi quella del bicarbonato, vergogno. però, quella del bicarbonato. Bicarbonato, vai dietro. È preciso, mi piace, mi piace. La terapia con bicarbonato non c'entra la sostanza chimica, carissimo amico, contraddittore amico. C'entra il fatto che tu emetti delle radiazioni, per cui potrei, stando qui, dirti tutto quello che hai tu. Capito cosa voglio dire? Io non ti tocco, perché? Perché invece di andare a premere il pulsante del televisore per cambiare canale, io ho l'artrosi, non ce la faccio, uso il telecomando.
e ottengo lo stesso risultato. Quindi il bicarbonato di sodio non è utile a cambiare, eliminare i reali rischi perché è bicarbonato di sodio, ma perché emette delle radiazioni elettromagnetiche deboli che hanno il potere di ristrutturare tutti i tessuti strutturati male per i motivi che sappiamo di genetica, mutazioni genetiche, con una sola eccezione. A qualcuno l'ho detto, ad altri i reni. Se tu hai un reale rischio congenito nel rene, è meglio rivolgersi all'acqua di Poretta, è meglio fare un'applicazione di self, è meglio fare un'applicazione di self center e poi prendete il self food, che non è la morte di nessuno. Buttate via i soldi nelle sigarette e buttateli via qualcosa di... No, a me c'è, c'è il food sami. No, c'è il food sami, ecco. Sono entrambi utili, con percorsi diversi, appunto, capisci? Quello lo sapevi, Però tutte le strade vanno a Roma, certamente ci vanno con vie diverse. E il self-food sano lo uso anch'io, perché io prendo il self-food gratuitamente inviato dall'amico, perché me ne fa un po' di tutti i colori, allora mi manda il self-food per capito. Ecco, io ve lo raccomando. Ma perché... il sane... per il meccanismo biochimico, cioè cosa dobbiamo adoperare il nostro cervello, quale scheda devo inserire, same come... Aspetta, same cosa vuol dire? Trasventilante, no? Adenosilmetionina. E se uno ha bisogno dell'S-adenosilmetionina, io ci prescrivo il self food, ma prima della terapia viene la diagnosi. E qui torniamo a quell'obsoleto esame obiettivo che non fa più nessuno se non Mario e pochi altri. Capito? Mi fa piacere dire. No, voglio sapere, il SAME lo usi in termini biochimici, cioè in termini di dei metili, o lo usi in termini, scusa, clinici, nel senso, io faccio il clinico, no? Il SAME è uno dei migliori farmaci che esistono, ponderali, per il vomito gravidico e per la, per la gestosi del terzo trimestre gravidica. In più c'ha un effetto indubbiamente antidepressivo. In più pare protegga le cartilagini, questo come clinica. Sì. Poi vai a vedere, di fatto funziona a livello biochimico come farmaco donatore dei metili, sì, mi pare, no? Sì, meravigliosamente bene. Allora adesso, quando io devo intercettare il paziente a cui devo dare il SAME, certo. Oltre il criterio clinico, vabbè, la paziente in gravidanza che ha il vomito gravidico, io do il SAME, gli posso dare c'è il food SAME invece di dargli il SAMIR. Esattamente. Ma quando è che devo... Esatto, quando tu trovi un reale rischio congenito situato nel cervello e non nel fegato, capisci? La sede, SAME, S, adenosilmetionina, e salugamante, non ce la do. Però io ti dico una cosa, perché l'ho già usati tutti questi preparati, se tu usi SAME, self-food, ottieni perlomeno i benefici del self-food. E anche se il SAME, S, adenosilmetionina, perché è bene anche parlarci chiaro, non ti serve, non ti danneggia affatto, capito? Sì. Quindi vai tranquillo. Ma grazie, perché io è 20 anni che chiedo ai professori di venirmi a rompere, ma non si muove nessuno. Lui fa delle domande intelligenti e sinceramente sono proprio contento. Invece certa gente, quando vado via, parlano male, si risponde e mi fa soffrire. Ti ringrazio. Adesso vi parlo di queste due esperienze. Sono semplici, sono facili, ma abbiate pazienza, la mia intelligenza è quella che è. Ad modum cognoscentis cognoscitur, San Tommaso d'Aquino. Cognitum in cognizione secundum cognoscenti, Aristotele. Perché San Tommaso è un copista, calligrafo, non è falsificatore, ma è copiato. Le due evidenze sono così combinate, i due esperimenti. Col primo esperimento, chiedo scusa ai microangiologi, dimostro ciò che hanno già dimostrato tutti, che la stasi nel versante venoso dell'unità microvascolo tessutale porta danno al parenchima. E ma è ovvio, effetto Napoli, se tu non porti via i protoni diventa acidosi, diventa danno. Non è importante solo l'apporto, è importante anche l'asporto, cioè è importante il rifornitore d'alimento ma anche quelli custodi delle fogne, che se si tappano è un casino, perché sappiamo. Il secondo esperimento dimostra, e chiudo il cerchio,
che è il reale rischio congenito, il rimodellamento dei vasovasori crea stasi venosa. È ciò che fatto. Dove c'è rimodellamento, c'è stasi venosa, c'è danno in quella zona lì di parete arteriosa. Perché? Perché c'è un accumulo di idrogenioni, il pH. C'è quella, come possiamo dire, acidity theory del mio amico Carlos Montero, che poveretto l'ha capita troppo tardi, ormai aveva già scritto e letto. Come facciamo noi, come procediamo nei due esperimenti? Per creare stasi venosa premiamo sulla femorale a linguine. La femorale sapete bene che la trovate all'interno dell'arteria, quindi l'arteria pulsa e fa da punto di repere. Quando fate una pressione medio intensa sopra la vena femorale, create quelle condizioni di stasi a valle o a monte, essendo una vena, cioè nel polpastrello digitale. Quando invece vogliamo creare un danno, cioè vasovasorum sani, ma lo vogliamo sperimentalmente trasformare in un rimodellamento, eseguiamo una pressione sopra medio intensa, non lieve, perché lieve ti fa vedere le oscillazioni dei vasovasorum. Ci tengono a essere messi in mostra, non dire. No, se premi forte, loro si chiudono e allora è il danno, non c'è più. È come, come dicevo prima, chiudere le arterie intercostali e vedere la parete dell'aorta soffrire. Andiamo avanti. Ecco, fissati i concetti perché non so cosa sento. Per poter capire questo occorre una elementare cognizione di semiotica e fisica quantistica. Il riflesso polpastrello dell'alluce, tu premi sull'alluce, sul polpastrello, ti porta dopo 10 secondi a il riflesso gastrico che avete visto dai miei primi maestri. E la durata non può essere che in questa oscillazione, perché se di più significa che il microcircolo non va bene. Il tempo di recupero di ossigeno di cui vi parlavo prima si interrompe e si vede quando ci mette il riflesso a scomparire, togli il dito, scompare subito, quello lì è sano. La dimensione frattalica deve avere questo valore. In parole estremamente semplici, per individuo sano intendo un signore che ho visto stamattina che premendo intensamente sulla femorale lo stomaco suo non si muoveva. In parole povere, intendo un giovane che ha negativo il segno di Antonietti. Quello è il nostro soggetto da sperimentare. Per capire tutto quello che c'è sopra, che è un po' lungo, premiamo sopra la vena femorale con una lingua. 5 secondi, non di più, perché altrimenti cambia tutto. E se di meno cambia lo stesso. Se premiamo sulla vena 5 secondi, poi andiamo a vedere questi da valori, valori rimangono immutati, perché per 5 secondi non riesce a metterlo in crisi, è sano. Ma se c'è un paziente con ADE sangue iniziale, il TL scende, la durata si allunga e su quella è la frazione e in relazione con la gravità. Attenti che interessa Mario questo, penso a chi amante della semiotica e fisica. Ho detto che la durata prima si modifica in una diapositiva. La durata, tempo di latenza normale. È importante capire, perché tu dici è normale, e non state attenti, sta arrivando l'influenza per esempio, sta arrivando una patologia. Tempo di latenza normale, la durata non è meno di 4, diventa 4, 5, 6, c'è già un'acidosi lieve, che lui sta bene, va a lavorare, non mettetemi in mutua che io voglio lavorare. Ma quando la durata del riflesso supera i 6 secondi, 7, 8, incomincia il tempo di latenza a scendere. Quindi vedete la coerenza della teoria. E scende fino a 6 secondi. Ma quando scende i tuoi malati coronari sotto i 6 secondi, il riflesso è seguito dalla contrazione gastrica acida. C'è tutta un aumento lieve e graduale della acidosi locale. Allora, il primo esperimento, questo ancora, come dire, il modello del primo esperimento. Stasi venosa, ipertensione venoglobulare, danneggio nell'endotelio dei nutritional papillari. Soggetto sano, e vi ho già detto chi è il sano, familiarità negativa, ma non mi serve.
Antonietti negativo mi serve, quello lì è sano, hai vasovasorio sano, l'arteria sana. Allora io premo con pressione medio intensa sopra la vena comune a linguine che sta dentro a quella che pulsa, che è l'arteria. Il terzo inferiore dell'uretere è ampio, cosa vuol dire? Che a valle nel polpastrello digitale la dinamica dei piccoli vasi si arresta, ma i capillari nutrizionali, la vasomotion, in diastole, il cuore periferico, la vasomotility, in sistole. E difatti il terzo superiore praticamente scompare, perché l'uretero ha un diametro, un calibro, insomma, di 3 mm circa, al di là dei restringimenti. Cosa succede se c'è stasi? L'abbiamo già detto. Acidosi stangica e quindi allungamento della durata, finché superati i 6 secondi incomincia ad abbassarsi il tempo, ma arrivati a 5 la contrazione. È tutto un peggioramento graduale che vi sembra difficile, ma se l'ho scoperto io non può essere tanto difficile. Attivazione del riflesso, questo è un bellissimo riflesso, che compare quando nel versante venoso dell'UMVT, dell'unità microvascolare tessutale, c'è una sofferenza. Allora si instaura un riflesso che si chiude nelle capillari, nelle piccole arterie, cioè nelle piccole arterie, nelle arteriole, che si mettono a pulsare. Ma se pulsano il sangue e incontrano dei debbi, questo sangue non segue via Mazzini e viene in paese, ma nella circonvallazione, ad aggravare la già presente stasi. Questo è quello che queste ne sa, quello che vi dirò tra poco nell'esperimento, il primo dei due esperimenti. E ci avviciniamo alla fine che non ne posso più. Non chiamate l'ambulanza. Stasi venosa nell'UMVT stanco. Nel sano che sappiamo chi è. Pressione sulla vena, dopo 2 secondi, blocco della vasomotion diastole. Il terzo inferiore delle uretere è ampio. Blocco della vasomotility in sistole, scompare il terzo superiore. Non è che scompare, lo vedete ridotto al minimi termini. Allora, stasi intensa, dilatazione venocapillare. Subito scatta il riflesso venovascolare, riprende il terzo superiore. Ma cosa fa il terzo superiore? Il terzo superiore, a causa dell'iperstomia permanente, produce un flusso che si chiama centralizzazione del flusso. Il flusso passa tutto nella circonvallazione. E in via Mazzini c'è un ristagno, perché non possono uscire. Quindi c'è un danno anche lì. Aumenta la stasi venosa, durata del riflesso, come abbiamo detto, tempo di latenza si abbassa, acidosi in crescendo, e viene fuori questa sofferenza totale di quel tratto di parete che dà inizio all'arteriosclerosi. In conclusione, la stasi venosa nell'unità microvascolare tessutale causa in loco alterazione della vasomotion, e la vasomotion è alla base del nutrimento del parenchima. Se cede il parenchima. Acidosi stangica, danno dell'endotelio, infiammazione che abbiamo visto nelle prime diapositive, sofferenza delle pareti che oggi, grazie al dottor Stagnaro, si può valutare con la valutazione dei glicocalici, una cosa semplicissima. Sostanza fondamentale amorfa alterata. La sostanza fondamentale, l'istangio di Comen, e la dove stanno nidati i piccoli vasi. Perché i piccoli vasi non sono sospesi nel vuoto, ma in questa sostanza dominata da un sacco di altri componenti, ma tra cui l'acido ialuronico, che si forma attraverso 3 vie di sintesi. Ma la catena degli 3 acidi ialuronici è lunga e ha delle funzioni favorevoli, ma essendo allungata e non attorcigliata dai chaperons, che Veronesi non conosceva, adesso l'avrà studiato, i chaperons hanno una grande famiglia di enzimi, tra cui gli anti shock proteine, le proteine dello shock acuto, che fanno avvolgere la catena allungata, perché sanno che se la catena rimane allungata viene spezzettata in un oligomero. Gli oligomeri dell'acido ialuronico hanno una funzione patologica tutta contraria a quella dell'acido ialuronico, per cui l'acqua che l'acido ialuronico trattiene è sotto forma di oligomeri, è minore di quella di prima, per cui la bound water è una minima frazione dell'acqua totale, perché la maggior parte è free water. Ma passare in mezzo all'acqua il cloro, il sodio, il magnesio, le citochine trovano difficoltà estrema. C'è la sofferenza dell'istangio, c'è la sofferenza del parenchima.
L'avete capito, spero. Andiamo avanti. Il rimodellamento microcircolatorio dei vasovasorum crea stasi nell'unità. È il cerchio che si chiude. Questo è l'inizio del secondo esperimento. Se io dimostro che una compromissione strutturale funzionale, struttura-funzione, te lo faccio dire che lo sai meglio di me, sono i due poli della stessa equazione. Tocchi uno, tocchi l'altro. Se tu dimostri che una funzione è alterata, è alterata la struttura. Allora noi vediamo che nel sano sempre è un soggetto femminile, bello, pieno di curve, perché tanto scegli uno da sottoporre all'esame, sceglitelo bello e non ti costa niente. Non costa niente, per un ligure importante. Pressione media intensa sopra l'arteria, la premi intensa, senza occludere niente. Perché? Perché quella pressione ti serve a mettere in crisi i locali vasovasorum. I vasovasorum si incavolano, si fermano, non fluttuano più né da parte del cuore periferico né da parte delle capillari venule. Arresto del rifornimento ematico, alla ventizia, alla media, è mancato allontanamento dei prodotti del catabolismo, anche dell'intima. Quindi anche l'intima soffre quando sono affetti, compromessi quei microvasi che non portano sangue a lei. Lei continua a prendere sangue, mangia, ma fa anche delle scorie, waste material, che nessuno allontana, ci rimangono a Napoli. E no, Napoli li volevo mandare in Liguria, ma anche lì burlando un po' di intelligenza, ha detto no, ce ne abbiamo fin troppo dalla nostra. Quindi, acidosi delle tre membrane dell'arteria femorale, ma questo vale per tutte le arterie, i valori parametrici del riflesso arteria gastrica specifico sono patologici. L'arteria soffre. La compliance è ridotta anche durante gli stress test. Quindi c'è una sofferenza dell'arteria, come l'abbiamo poi nell'aterosclerosi, indotta dalla compromessa funzione e struttura dei vasovasori. Andiamo avanti. Spero che sia l'ultimo, che non ce la faccio più. Voi anche meno di me sarete incassati. Chi me l'ha fatto fare di venire a Poretta oggi? No, no. Perderanno i clienti a Poretta. Quindi, stasi capillare.